di vista naturale, ma anche con le nostre bellezze storiche di Salerno e le nostre bellezze naturali, quindi per eccellenza il mare. Quello che vorrei fare oggi è sensibilizzarvi soprattutto su un concetto fondamentale che è la sostenibilità. Allora ragazzi, vi voglio ricordare che per domani faremo un compito sulla realtà, un compito sulla nostra Salerno, la nostra città. Ma non sarebbe meglio farlo su città più importanti e conosciute? Sì ragazzi, infatti, perché non lo facciamo su Milano? Chi è con me? Ragazzi, la decisione è presa. Salerno e basta. Ragazzi, ma Salerno non c'è proprio niente, cioè. Infatti, non c'è nessun posto importante. Che lo facciamo a fare questo compito? No, dai, vediamoci oggi al Parco Pinocchio. Che ne dite? Alla scoperta di Salerno! Qualcosa di bello lo troveremo da raccontare. Di bello? La nostra città è magnifica! Eccoli. Ehi, ragazzi, ci siamo tutti? No, manca Nello. Eccolo, è arrivato. Eccolo. Finalmente, dai, andiamo. Tanto sarà una giornata noiosa. Noiosa? Faticosa, cammineremo tanto. Infatti, andiamo a visitare Salerno, dai, che siamo pure in ritardo. Guarda quanto è bella questa pianta, così brillante. Sì, hai ragione, a me piace proprio quella. Beh, a me sembra una cosa da femmina. Beh, sono già stanco. E allora rilassati, è il motivo della creazione di questo luogo. È vero, ho cercato la storia. Era un luogo dove rilassarsi per i viaggiatori. Certo, un'ottima idea. Wow, altri edifici. Non sono semplici edifici. Ah no, allora cosa sono? Sono palazzi antichi, si dice che abbiano una doppia vita. Io mica l'ho capita questa cosa della doppia vita. Perché di notte si trasformano, dai, andiamo!
Ragazzi, guardate, questa è la famosa Fontana del Tullio. No, non mi interessa. Bella la Fontana del Tullio. Pensate, è stata fondata nel 1790. È veramente storica. Dai, continuiamo. Ora stazione marittima. Da lì si vede anche il Crescent. Sapete, la stazione marittima di Salerno si trova sul molo Manfredi del porto commerciale e sarà direttamente collegata al lungomare cittadino. Il lungomare di Salerno già adesso è un luogo dove si ritrovano famiglie, amici e persone che vogliono fare sport. Figuratevi in futuro che cosa può diventare. Ragazzi, vedete lì il Crescent? Lo stanno finendo. Lo sapevate che il Crescent è il termine utilizzato per indicare un edificio semicircolare aperto al mare e diventerà anche la piazza più grande d'Italia? Wow, che bello! Dai raga, ma perché non andiamo alla spiaggia di Santa Teresa? Lì possiamo fare una partita a pallone, vero, mangiare qualcosa. Dai, che ne dite? Andiamo? Venite a giocare, vai! Vabbè, dai, andiamo! Hai cambiato idea sulla nostra città? Ci siamo divertiti e abbiamo fatto cose nuove. E poi, guarda lì che meraviglia! Il mare! Allora ragazzi, pronti per il compito? Comunque ci ho ripensato, possiamo fare anche un'altra città. Milano, che ne dite? Ma prof, facciamolo su Salerno. Come, avete cambiato idea? Ieri mi sembrava che non volevate fare su Salerno, non c'era niente da vedere, da visitare. Prof, bastava guardare Salerno da un altro punto di vista.